Buongiorno a tutti i telespettatori di Italian Fishing TV. Siamo in provincia di Roma, nel comune di Saracinesco, in particolare nel tratto a zona regolamento speciale di pesca Nochillaniene, istituito dalla Fipsas Roma. Siamo qui oggi in occasione della prima giornata ecologica di pulizia delle sponde del tratto di fiume e andiamo adesso a vedere come sono andate le operazioni di pulizia e quali sono le possibilità di pesca in questo tratto di fiume. Buongiorno, siamo sulla zona Nochilla Niene e siamo in compagnia di Giulia che ha partecipato alla pulizia delle rive del fiume. Giulia che cosa hai trovato sul fiume? Eh, una gigantesca botte di ferro. Una botte di ferro? Credo, non lo so. E buste di plastica. Sigare. Sì. Buongiorno, siamo con Fabio, uno degli operatori e promotori della giornata ecologica di pulizia della ZRS Nochilaniene, al quale subito chiediamo come è andata la giornata fino adesso e che cosa hanno raccolto nel dettaglio. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, sì, abbiamo raccolto moltissima roba che purtroppo viene scaricata nel, nel, nelle, nelle zone, nel, nei posti più nascosti, quindi copertoni, frigoriferi, lavatrici, batterie. Purtroppo e tante altre cose che lasciano chi viene anche nei prati dove è possibile fare picnic, piatti, bicchieri, insomma le cose che usualmente la gente lascia in giro. Benissimo Fabio, in questa giornata avete avuto molte adesioni, molti cittadini, non solo pescatori, sono venuti a darvi una mano. Eh, quanti eravate oggi presenti sul fiume Aniere all'incirca? Beh, penso che almeno una cinquantina di persone sono, hanno aderito a questa iniziativa perché ci sono anche diversi bambini che sono stati accompagnati anche a livello educativo, è una buona cosa. Siamo con Virginio goccia dell'Associazione Pesca Sportiva Vicovaro Agnene, il quale ha partecipato con gli altri alla pulizia delle sponde del fiume. Chiediamogli subito com'è andata questa giornata fino ad ora. Beh, benissimo, benissimo per, per la risposta delle, delle persone che hanno aderito a questa iniziativa, quest iniziativa, benissimo perché è un progetto iniziato con, appunto, con la FIPSAS e con eh, diciamo, il rapporto, eh, il rapporto mh, che da subito eh, si è manifestato collaborativo con eh, Guido, con il presidente della, della SD Fipsas Roma, eh, per cui il risultato di, questa, di questo rapporto di collaborazione ci ha portato a questa giornata importante per noi perché la pulizia di, questi, di queste sponde eh, è un obiettivo che ci eravamo già prefissato dall'inizio. Eh, in più eh, dico che in questa giornata, sia quella del 29 di settembre, abbiamo anche cercato di, di unirla a quella che è la pulizia nazionale, della, della ecologica nazionale, ecco, per cui puliamo il mondo, anche noi rientriamo con in questa iniziativa nella, in quello che è appunto un progetto a livello nazionale di, di pulire il mondo e il nostro mondo è questo qua, il nostro mondo è quello della, del fiume. Ecco. Siamo qui con il sindaco del comune di Saracinesco, Marco Orsola, al quale chiediamo subito come è andata questa prima giornata di pulizia della ZRS Nochilaniene. Credo sia andata splendidamente grazie al contributo e al lavoro così impegnativo che i volontari hanno svolto questa mattina. È veramente stata un'iniziativa lodevolissima che riscuote il, il plauso di tutta l'amministrazione comunale. È un modo veramente intelligente di gestire la risorsa fiume. Quindi la puliamo, teniamo pulita questa realtà e cerchiamo anche di valorizzarla sia sotto il profilo strettamente sportivo ma anche sotto il profilo turistico perché comunque questa iniziativa si inquadra in un rapporto più ampio che con la Fipsas stiamo eh, in qualche modo tessendo per dare all'iniziativa una prospettiva molto molto ampia anche in termini futuri. In questo senso, signor Sindaco, lei peraltro è presidente dell'Unione dei Comuni della Valle del Giovenzano e quindi sicuramente sarà anche impegnato nella promozione turistica, come accennava precedentemente, del territorio. Vogliamo dire, nello specifico, il comune di Sarecinesco al come contribuisce nell'accoglienza a coloro che vengono a pesca nella ZRS Nochilaniene? Il comune di Sare diciamo che è capofila di un progetto turistico d'area. Quindi, questa iniziativa si cala perfettamente nel quadro più ampio di una strategia di sviluppo territoriale che noi stiamo mettendo in essere. Chiaramente, il la... Logisticamente il punto di appoggio sul quale ruota l'iniziativa è il laghetto di pesca sportiva Le Roscelle eh, del consigliere comunale peraltro Paolo Pomponi che collabora con me con la delega all'ambiente, quindi è completamente pertinente a quello che oggi stiamo facendo. Qui è nato un punto di appoggio fondamentale per l'iniziativa, eh, c'è un ristorante, c'è una zona attrezzata, quindi come dire, è un'offerta un po' diversificata, pesca ed altro. Quindi credo che mh, possa nascere qualcosa di molto 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 interessante. Siamo presso l'agriturismo Le Roscelle nel comune di Saracinesco, a fianco al fiume Aniene, nel piano della ZRS Nokil Aniene per l'appunto. Zona di regolamento speciale ZRS, promossa dalla FIPSAS Roma e dal suo presidente Guido della Croce che è qui con me e al quale chiediamo, visto la giornata di pulizia che è stata organizzata oggi delle sponde del fiume, come è andata e che cosa è stato raccolto lungo le rive. Okay. Niente, allora, eh, grazie Giuseppe di essere venuti proprio per conoscere più da vicino questo um, tratto sperimentale che è stato organizzato. Eh, proprio al volo vi ricordo che mh, questo è, è un progetto che nasce dalla collaborazione ovviamente con l'amministrazione provinciale di Roma e nasce ehm, in, in forza dell'articolo 15 dell'attuale legge regionale che consente di organizzare diciamo delle zone a regolamento speciale, zone sperimentali. In questo senso è stata istituita, spero che abbia una vita lunga ed importante. Intorno al progetto visto con l'amministrazione è nata la collaborazione con gli enti territoriali quindi da lì eh, hanno immediatamente aderito i comuni di Saracinesco, di Vicovaro e di Mandela ma anche il comune di Cineto Romano che lambisce diciamo, il tratto il tratto a monte della riserva, proprio lì termina il tratto. Sì, ecco qui una domanda su questa ZRS Noghilaniene, zona di regolamento speciale, come è strutturata, come è suddivisa e poi se ci dici come si accede per pescare in questo tratto di fiume bellissimo che peraltro è lungo all'incirca 5 km. E allora ecco come hai anticipato appunto è un tratto di, di circa 5 km che va dal confine come vi dicevo prima di Cineto fino alla diga di, eh, di Sambuci, quindi praticamente scusami lo sbarramento di San Cosimato, lo sbarramento che è, è in comune di Vicovaro. Da quel tratto abbiamo istituito, vado, Parto da Valle, una zona completamente di protezione che il regolamento prevede si possa anche spostare nell'arco della vita diciamo, della, della gestione della zona ed è un tratto di circa 200 metri sulla quale è vietata assolutamente la pesca. Quindi lì troverete delle tabelle con scritto ZRS3 e lì non si può pescare. Da lì a salire si entra in una zona che è una zona diciamo, catch and release ma con la possibilità di catturare un capotrofeo. Su questo tratto sono ammesse un po' tutte le tecniche, quindi sono ammesse diciamo, lo spinning, la pesca con l'esca naturale, limitata però alla camola e al verme, e ovviamente la pesca a mosca. Eh, si pratica appunto il catch and release, salvo la possibilità di catturare un pesce che superi i 45 cm, quindi per l'appunto la, la zona è ripopolata con pesci importanti anche da un punto di vista della, della dimensione si è cercato di fare un discorso anche di selezione della qualità del materiale ittico e su questo poi ci ritorniamo un attimo. Subito a monte a partire dalla presa ACEA diciamo, che è, ehm, segna diciamo, la, la, la divisione tra la zona 2 e la zona 1 a monte, dalla presa cea fino al comune di Cineto Romano, abbiamo completamente la zona 1 Su questa zona si può pescare soltanto a mosca e eh, catch and release, quindi il pesce deve essere immediatamente rimesso in acqua. Il regolamento è piuttosto dettagliato, ci dice che praticamente bisogna operare sempre a mano bagnata, possibilmente rilasciare il pesce in alveo, quindi senza estrarlo, usare eventualmente dei guadini senza, a maglia senza nodi. Quindi, abbiamo cercato di mettere dentro tutte le norme che potessero contribuire a salvaguardare la fauna ittica al meglio ed anche educare diciamo, i pescatori a queste tecniche. Con il permesso della ZRS1 si può pescare, si può pescare a Mosca anche, anche nell'altra, cioè il permesso praticamente blu e verde, contrassegnato in due colori, si può pescare anche nell'altra, però sempre che c'è il release a Mosca. Quindi se uno fa il giornaliero piuttosto che il carnet da 10 permessi oppure dal prossimo esercizio l'annuale, può pescare... Su tutto il tratto però deve rilasciare pesci, se si decide invece di catturare si può pescare soltanto nel tratto verde che appunto è la ZRSU 2 di cui vi parlavo prima. Benissimo, ad ogni modo per tutte le informazioni che ci ha anticipato il presidente della Fipsas Roma Guido della Croce si può consultare il sito internet istituito proprio dagli organizzatori della ZRS Nokilaniene che per l'appunto è www.nokilaniene.it. Un'ultima domanda rivolgiamo al Presidente della Croce e riguarda il tipo di pesci che possiamo trovare in questo tratto e anche un accenno alla qualità degli stessi che poc'anzi ha anche menzionato lo stesso Presidente. Ok, Ti ringrazio della domanda. Allora tu sai che nel progetto originale c'è eh, un ambizioso intento di andare a verificare, dopo un monitoraggio diciamo, compiuto per, con, con, su diversi step, andare a verificare delle possibilità di reinserimento di pesce, di pesce autoctono. Quindi, Diciamo, o, o quantomeno di fenotipi molto, fenotipi molto vicini molto all'autoctono mediterraneo. Adesso il tentativo che è stato fatto è di dividere intanto le missioni in più in tipologie diciamo, di emissioni. Nella zona 2, come dicevo prima, sono stati immessi i pesci d'Italia che comunque, possibilmente di ceppo mediterraneo, ma che comunque eh, servono in qualche modo ad arricchire la pescosità del tratto. In una fase immediatamente, immediatamente successiva cercheremo noi anche il recupero di riproduttori in zona, quindi tenteremo, di, tenteremo credo che riusciremo, <ride> ambiziosamente ti dico, riusciremo ad immettere dei pesci, dei pesci da, diciamo, nati proprio da spremitura specifica di riproduttori locali. Quindi, in questo inverno dovrebbe essere compiuto questo, questo primo tentativo. Un altro fatto importante che ti dico: come sai, è, insomma, que, questa, questo tratto è, è sbarrato su, sostanzialmente, vi dicevo, a valle c'è una diga e a monte c'è l'acqua solfurea del comune di Cinedo Romano, quindi quasi naturalmente è preservato diciamo, da. Da, ehm, come si dice, da contaminazione no? di, di, generale. Quindi sul tratto a monte di, vi, vi stavo dicendo c'è dell'acqua solfurea, cioè con un certo indice di, di, di solfuro e lì mh, difficilmente la trota riesce a sopravvivere. Ecco, forse dimenticavo di dirvi che le specie presenti qui sostanzialmente la trota fario e c'è anche qualche cavetano ma poco più. Quindi mh, miriamo soprattutto appunto a, a preservare la trota fario. Su questo tratto diciamo, a monte abbiamo rilevato, abbiamo verificato che l'immissione di pesce è difficoltosa proprio per il tasso solfureo che è presente. Su questo, appunto, stiamo facendo delle ricerche specifiche. Ma abbiamo anche verificato che, è, che è presente del pesce, eh, indubbiamente, eh, che, che preesiste a qualsiasi immissione, che è proprio presente in zona e quindi anche le polle di solfureo evidentemente. Non, non danneggiano perché il pesce è presente da tempo. E, eh, abbiamo osservato, appunto, ehm, almeno al, all'esame visivo, un, un pesce tipico del, del tratto de, de, dell'Aniene, dell'Alta Valle dell'Aniene. E questo ci fa ben sperare perché questo potrebbe significare proprio riuscire a riconoscere un, un, uno dei, uno dei, dei, dei genotipi eh, originari e locali. E questo è, è, è un fatto sul quale bisognerà approfondire e, e verificare. Benissimo, al presidente Guido della Croce della Fipsas Roma, nonché a tutti i volontari e i suoi collaboratori che hanno oggi contribuito alla pulizia delle sponde e in generale che contribuiscono alla realizzazione e alla gestione del tratto, auguriamo un caloroso in bocca al lupo e a tutti quanti i telespettatori di Allen Fishing TV rimandiamo all'appuntamento alla prossima giornata ecologica oppure a un servizio presso le bellissime sponde dell'Aniene per una pescata nelle acque del fiume.